È strano per me, per noi spiegare questo tipo di concerto, perché potrebbe essere anche un po' travisato visto il nome, no? Abbiamo scelto di dargli il nome di Mantra Technique a questo tipo di esercizio, e quindi già il nome potrebbe o far sorridere o spaventare, no? Cos'è il mantra? Il mantra è una ripetizione vocale di una parola dove nella sua intima profondità va a risvegliare nell'essere umano una consapevolezza per quanto riguarda un concetto spirituale. Non so se mi sono spiegato bene, ok? Quindi questa ripetizione di questo termine, di solito a sanscrito, una delle lingue più antiche di questo pianeta, ripetendo questi concetti, prima in maniera molto meccanica, quindi a voce alta, pensandola, poi piano pianino, sempre più intimamente, facendo scomparire quasi la parte vocale, andandola a ripetere solo mentalmente, fino a che questa parola non entra dentro la mente non più cosciente e va a rinvigorire quelli che sono i concetti spirituali di questo termine. Noi non vogliamo tutto questo, ok? La nostra è molto più materiale, la nostra cosa è molto più tecnica, diciamo. Cos'è la Mantra Technics? Okay? La Mantra Technics è un insieme di tecniche messe insieme dove vengono ripetute nel tempo e che possono dare a chi le prova un certo tipo di sensazione che risveglia la consapevolezza di quei gesti messi insieme. Ognuno di voi potrebbe raccontare una o più Mantra Technics, ok? Vi ripeto che l'abbiamo chiamata così perché insieme ci deve essere anche la consapevolezza di come affrontare questa ripetizione, ok? È una tecnica vera e propria che potrebbe essere anche di situazione, ce ne sono diverse, ne ho formulate diverse, potrebbe essere anche di situazione dove c'è anche uno scambio con quello che mi sta davanti. Molte partono da un attacco, molte nel mezzo hanno un attacco, molte hanno anche delle difese, però si svolgono con una certa complessità e dentro ci sono dei movimenti che soltanto se io comprendo la vera essenza di questi movimenti riesco a sbloccare completamente questa tecnica. Mi sono spiegato? Ok? Insomma, detto la parte, diciamo, filosofica, ora vi faccio vedere quali potrebbero essere le mantra tecniche che io ho in mente per farvi fare oggi, ok? Vi ripeto che con Grillo avevamo in mente di formulare proprio una parte di queste mantra techniques dove tutti voi ci potete dare un contributo. Vi assicuro che se la tecnica, la mantra technique, chiamiamola così, è fatta bene, all'interno si porta con sé dei concetti che sono veramente intimi, personali, ma riprovarli con una certa concentrazione, una certa rilassatezza fisica, una certa ripetizione, te le fa capire per forza questi concetti. Per esempio concetti di leggerezza sui piedi, concetti di tecniche con il peso al centro, concetti dell'uso delle spalle, concetti della presenza, di come utilizzare la distanza e così via. Va bene? Si prova? È una piccola avventura, mi dovete dare una mano e vanno provate in un certo modo. Ci vuole un attimino di concentrazione e di ripetizione. Una cosa importante, come quando si fa il mantra vero durante la meditazione, se mi posso permettere di esprimermi in questo senso, non dovete immaginarvi già ora quello che voi raccoglierete. Liberatevi completamente e affidatevi alla ripetizione disinteressata e scrollatevi di dosso tutte le vostre tensioni e piano pianino vedrete che se non ce la fate subito la sbloccherete
passo dopo passo sbloccherete e chiuderete il cerchio delle tecniche che vi faremo vedere. Sappiate che all'interno ci sono delle cose nascoste, io sono convinto di questo, ci sono delle cose nascoste che piano pianino voi comprenderete, ok? Proviamo, è un esperimento che facciamo insieme, va bene? Ok. Lasciatemi un attimo di spazio. Presente, Io devo continuare, non è finito il mio combattimento. Ti è colpito una terra. Sì. Dorso, intercetto e giro, mantengo pressione, stop and go, finta, dai sabati, va, ok, glizza, intercetto e giro, mantengo pressione, stop and go, dai sabati, un paio di cose, ragazzi. Come diceva Emanuele, cioè se noi ci focalizziamo a fare tutto quello che vogliamo, semplicemente limitando la nostra azione al regolamento e a quello che sono quindi anche le influenze esterne, che non sempre sono positive nell'espressione delle nostre capacità, no? Quindi tu dici, generalmente cosa succede? Che uno blizza e questa situazione non sempre si può creare e si ricreerà. Però il fatto di condizionarci a non cioè, ci sono mille stimoli in questa cosa, ci sono molti dei quali per esempio vengono dalle cose che abbiamo fatto nella sessione della mattina. Pensate alla parata, all'uscita, alla finta e poi al passo fuori. Allora questa è una situazione in cui, se voi c'entrate dentro, avete la possibilità di esplorare dei pezzi di quello che abbiamo visto stamattina, ma soprattutto di spostare in avanti la vostra percezione del combattimento. Che se ci fermiamo a pensare che noi facciamo il blitz e la cosa finisce lì e noi ci alleniamo in quella maniera lì, non possiamo evolvere. Allora lo scopo di questa situazione qui è proprio quella di portare addirittura delle cose in più, anche dei ritmi e dei tempi in più, per esplorare la ricchezza che il combattimento c'ha da offrirci. E qui ci sono almeno, io vedo almeno 4-5 concetti che abbiamo già visto presenti, ok? No, non li voglio dire perché vorrei che ci arrivaste voi, capito? Però io li ho visti. Ecco, se voi fate un po', unite i puntini, sono anche contento che Emanuele abbia fatto questo, non ci siamo messi d'accordo, però... No. Quindi, penso che ci abbia 15, 17, 20 anni, che ce l'ho scritto, ok? Una volta mi presentai, ricordi, con dei bigliettini dove c'era scritto tutte le mie mantra techniques, e io non aspettavo altro, 20 anni, Ok, quindi entrateci dentro. La finta, lo stop and go, il passo, la parata, l'uscita, cioè tutto, c'è da lavorare su tutto, E poi magari nel vostro combattimento diventerà semplicemente un pezzo che avrete consapevolizzato allenando 5-6 cose contemporaneamente, ok? Non facciamoci limitare dal regolamento, perché se diventiamo una disciplina troppo sportiva, quella cosa ci chiude gli occhi, e invece c'è tanto di più, ok? Dai, via.
Poi secondo voi come è andata? Giusto. Stop. Molto buono. No, bellissimo. Poi alla fine scremavate un po'. Come consiglio state un pochino bassi quando, perché questo movimento viene quando voi volete contrattaccare, cioè perlomeno vedendo voi e vedendo anche me quando lo facevo, come mi si incastrava, se state molto alti non funziona tanto. Viene quando voi volete difendere e l'avversario ormai è partito, non ce la fate e puffa, state un pochino più basso. Quindi c'è anche proprio una questione di posizione da riguadagnare. Quando avete bizzato, dunque riguadagnate una posizione un pochino più bassa, un pochino più presente sulle gambe. Anche perché poi se ci avete fatto caso è tutto costruito sulle finte e sulla spinta finale. Quindi se state dritti sulle gambe, poi come fate ad andare a spingere per un blitz efficace? Quindi state bassi, presa a terra, in modo tale che durante poi lo spostamento siate già completamente radicati e potete spingere veramente bene. Provate per favore con un pochino più basso sulle gambe. Bassi, bravo. Lì, pintala, lì, bassi, lì. Ok, stop. Buono.